Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo What I Eat in a Day. Siamo a Magnasano, o perlomeno ci stiamo a provare. Allora, è proprio questo il titolo. Allora, queste sono le fette biscottate che sto adorando in questo periodo e sono le malto d'orzo della Mulino Bianco. Tra l'altro la Mulino Bianco sta facendo molti prodotti senza olio di palma. Voi lo sapete, io non è che lo demonizzo l'olio di palma, però se si può evitare, si evita. E poi utilizzerò questa marmellata che è senza zuccheri aggiunti ai frutti di bosco ed è questa Aero Light che tra l'altro mi sembra non costa nemmeno tantissimo, la trovo in offerta ed è ottima per chi sta a dieta, insomma comunque non vuole mettere troppi zuccheri diciamo durante la giornata. Questa ha meno 80% di calorie rispetto ad una marmellata tradizionale e ovvio ci sta il dolcificante. Poi dopo aver fatto colazione vi faccio vedere questi funghetti. Questi sono dei funghi secchi che mi erano usciti insieme a queste lenticchiette, eccole qua, ok, dentro ad una confezione natalizia e quindi giustamente le devo fare fuori io. Per cui che cosa faccio? Ho messo a bollire diciamo le lenticchie, poi ci ho messo dentro i funghi secchi, li ho fatti cuocere e ho fatto una cremina direttamente con sia con i funghi che con le lenticchie. Ci ho messo sopra tantissimo peperoncino e poi ho fatto, o meglio mia nonna ha fatto questa tortina di pasta sfoglia. Lo so, la pasta sfoglia non è proprio il massimo per l'alimentazione sana, però era proprio sottilissima e dentro c'era tantissima verdura e mozzarella. Poi nel pomeriggio vado a mangiare questo, metà di questo yogurt che è della fattoria Scaldasole, yogurt magro biologico al cocco. Ragazzi, se vi capitasse di provare questo qua, mi raccomando, lo dovete provare, lo dovete mangiare perché è buonissimo, veramente buonissimo. Io lo trovai in offerta e mi sta piacendo proprio tantissimo. Tra l'altro c'è poco zucchero ed è zucchero di canna, quindi si può fare, ecco. E poi la sera preparo questi zen pasta, voi lo sapete, i rigatacchi a me piacciono tantissimo. E poi farò un sughetto con, senza aggiunta di olio, con direttamente la Philadelphia e il salmone. Questi ragazzi ve ne ho già parlato in diversi video, sono quelli a zero calorie, vanno tipo 5 calorie per 100 grammi, una cosa irrisoria. E insomma, se vi interessa poi magari andate a vedere qualche video addietro dove io già ve ne ho parlato. Sono quelli che praticamente vanno fatti reidratare nell'acqua bollente e nel frattempo io mi faccio il mio sughetto. Senza aggiungere olio, ripeto, metto direttamente il salmone e le faccio scottare così con la tanta cipolla, perché a me piace la cipolla, lo sapete, la metto dappertutto. E nel frattempo, mentre i rigatacchi si stanno reidratando, non ce la faccio a dire sta parola, reidratando, guarda, andiamo. E niente, sto facendo sto sughetto, quanto sono scemo, sto facendo sto sughetto con appunto il salmone e le cipolline. Le faccio stufare per bene insieme e poi ci aggiungo un paio di cucchiai di Philadelphia Light, che sarebbe vabbè formaggio fresco light, io uso quella dell'Eurospin, ma insomma usate quella che meglio vi piace. Metto un paio di cucchiai e praticamente faccio fare questa bella cremina, vi assicuro che è buonissima. E nel momento in cui ho ottenuto la cremina, che cosa faccio? Vado a togliere gli rigatacchi dall'acqua e li vado a mischiare nella cremina. Ovviamente ci mancherebbe, io metto sempre tantissime spezie, voi lo sapete, quindi aggiungerò in questo caso un pochino di pepe. E niente, li faccio cuocere un altro pochino, giusto perché così si amalgamano meglio. E questa è la mia cena, ragazzi. E niente, io vi consiglio questi rigatacchi, così come vi consiglio gli shirataki, perché sono buonissime per quanto mi riguarda e aiutano tanto quando uno insomma non vuole introdurre tante calorie. Vi assicuro che è un piatto, anche se sembra porcosissimo, è estremamente leggero. E niente ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando un pollicino in su se il video vi è piaciuto. Niente, io comincio a mangiare perché giustamente mi devo far riconoscere e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!